Ecco, finalmente dopo settimane e settimane di ricerca ho trovato finalmente la Grotta dei Gai e appena sono arrivato dal sentiero è uscito un camoscio, era stupendo, un bel esemplare, un maschio adulto. Infatti, guardate, qua molto probabilmente c'era un soppalco o qualcosa, penso che lo usavano durante la guerra. Potete guardare l'ampiezza. E infatti, ecco, vedete, qua ci sono delle feci di camoscio. Ah, quante! Si vede che lo usa come riparo durante la pioggia. Ah, queste sono fresche. Vedete bene, non vi dico bugie. Comunque si sente l'odore. Però il posto è stupendo. E qua c'è una piccola galleria che vi porta all'esterno. Faccio vedere, ve lo mostro. È abbastanza alta qua, come potete vedere. Io ci sto in piedi, dunque è abbastanza col passaggio. E qua, come vedete, poi qua c'è il sentiero che si congiunge. Qua è molto impegnativo perché, come vedete, è davvero brutto il posto. C'è una piccola paretina di roccia qua. Questo sarebbe il dietro. E qua siamo a Lanzo d'Intelvi. Oggi è il 10 settembre del 2017 e sono le 11:40, non so se 11:50. C'è 11:49. Questa è finalmente, dopo settimane di ricerca che la cercavo. Adesso mi fermerò più avanti. L'altra volta, facendo un altro sentiero, ho notato che c'è una casa abbandonata. Ecco che ritorno, e molto probabilmente mi fermerò lì a pranzare, anche se potrei fermarmi qua, visto che ci sono dei sassi, comunque è abbastanza coperto, però preferivo andare di là, così che volevo provare finalmente il poncho che mi è arrivato l'altro giorno. Vi faccio vedere. Si sente odore davvero di selvatico, stupendo. Qua c'è un'impronta, non so se si vede bene, ma il passaggio qua è davvero, orco cane, è davvero brutto. Guardate qua che discesa. A vederla così non sembra, ma è davvero molto ripida. E lì sotto, io addirittura l'altra volta ci sono pure
caduto e nel cercare questa grotta più avanti c'è un altro massiccio più grosso, però il posto davvero è stupendo e che dire, la montagna è fantastica, ci fa sempre un sacco di regali. Ecco, vedete, un'altra impronta che non avevo notato prima. Si sentono le poiane, è spettacolare. Ve la faccio vedere dall'esterno. Questo oggi non è una giornata bellissima, ma comunque il panorama è davvero molto bello. Ve la faccio vedere dall'esterno. Che spettacolo. E poi va giù. Oh, meraviglioso. E fantastico. Sono emozionato perché davvero era tanto che la cercavo e finalmente sono riuscito a trovarla e sono davvero contento. E spero che il mio video vi è piaciuto. E alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.